E rieccoci, La donna con le ali, una storia di cambiamento e di coraggio, e questa storia ce la racconta Cira Celotto, che ho in collegamento, che però racconta nel suo libro. Buongiorno Cira. Buongiorno a voi. Allora Cira, mi fa molto piacere averti tra i miei ospiti. Perché? Perché domani è la festa delle donne e tu oggi hai appena presentato il tuo libro, che in realtà doveva essere presentato proprio domani, ma poi causa emergenza, zona rossa, l'hai presentato questa mattina. Allora, prima di arrivare al libro, la tua è una storia di coraggio, di cambiamento e di coraggio. Cambiamento e coraggio sono due aggettivi che per una donna si sposano bene, giusto? Giustissimo, anche se il paventano si praticano molto. Lasciati dire che sei bellissima. Posso permettermi di dirti che sei bellissima, ma non è sempre stato così, perché tu da un certo punto in poi della tua vita hai iniziato a trascurarti, hai messo su tanti chili, non uscivi più di casa. C'è un passaggio della tua biografia dove dici: non mi cambiavo nemmeno il pigiama, una cosa del genere. Come mai? Come sei arrivata ad un periodo così difficile della tua vita? Allora, vivevo in una famiglia molto, diciamo, disagiata. Ero circondata a quei tempi già esisteva, diciamo, quasi la donna che cercava la perfezione. Io non mi sentivo tale, quindi me la prendevo con me stessa, non accettando la mia forma fisica. Quindi cercavo di chiudermi in casa, cambiare il pigiama. No, io intendevo sempre. Toglievo un pigiama e ne mettevo un altro, perché insomma, sul pigiama che nascondevo la mia fisicità. Odiavo vestirmi, lo specchiarmi, truccarmi, perché non mi accettavo. ed è una tematica molto importante, no? Non accettarsi, al di là adesso, voglio dire, che succeda ad un uomo, ad una donna, non fa testo. Il fatto di non accettarsi è un qualcosa di che ti atterrisce completamente. Tu probabilmente hai toccato veramente il fondo. Ad un certo punto però, ecco, raccontami il momento in cui ti è scattata la molla per riprenderti in mano la tua vita. Mio marito è entrato a far parte di un lavoro dove frequentava, dove era accerchiato da molte donne. Quindi mi è nata subito la paura, oddio, mo inizio a lavorare con le donne, lo perdo. Perché magari, visto che vedevo chiunque donna molto più bella di me, io mi creavo sempre un problema maggiore. Quindi mi sono detta, mo mi do una svolta, o cerco di migliorarmi, o... Quindi è stata una gelosia sana in questo caso, perché ti ha spinto a lavorare su te stessa. Dici una cosa molto bella: nella società moderna avere un lavoro è una fortuna, ma fare ciò che ti piace è un miracolo, ed io quotidianamente vivo di questo miracolo. Qual è questo miracolo? Il miracolo è che io vivo quotidianamente con tantissime donne. Il bello è questo, perciò io lo definisco miracolo. Ci sono donne che vivono di invidia verso lo stesso sesso. Noi siamo una vera e propria grande famiglia, ci supportiamo, ci sosteniamo, nessuno prova invidia per l'altra, anzi. Sei diventata un punto di riferimento. Sì. Quindi loro credono che sono io a dare a loro, ma sono loro che danno. Vivere questa unione tra le donne oggi è la cosa più grandiosa che c'è, quindi perciò la definisco miracolo, perché non è da tutti. E questo è il risultato però di un grande cambiamento, perché tu ad un certo punto riprendi in mano la tua vita, ti rimetti in forma, prendi un diploma, diventi praticamente diploma presso l'ASI, quindi l'Associazione Sportiva Sociale Italiana, e praticamente adesso insegni Pilates, fitness aerobica ai circa 600 donne in questa palestra che sorge a Scampia, tra le altre cose, in una struttura confiscata, giusto? Sì. Dedicata a Gelsomina Verde, che fu vittima di Camorra. E anche lì dice una cosa molto interessante: all'inizio c'era chi mi attaccava, c'era chi non aspettava altro che il mio fallimento, invece con caparbietà non è mollato, e oggi hai circa 600 allieve. Com'è Sì. Sì. Sì, gestire 600 donne? non lo so.
Non lo so, anche perché diciamo che si suppone che si avvicinano per il fitness. Invece poi durante il tempo abbiamo capito che magari può essere brutto che lo dica io che sono un'istruttrice, anche adesso e sto in esame. Invece è successo proprio così, si avvicinano come primo approccio che vogliono fare fitness. Invece poi si accolgono proprio il benessere che non è solo quello fisico, ma il psicofisico. Che ci si sta insieme, è una sensazione che non lo so, cioè detta da me magari può sembrare anche scontata perché. Io so anche che tu sei riuscita a cambiare il loro modo di fare. Tu dici anche nei primi tempi le mie allieve si presentavano in palestra con le pantofole, chiaro segno che nessuna di esse provava amore e rispetto soprattutto per se stessa, ma adesso si presentano agli allenamenti come se fossero passate prima dal parrucchiere. Grande conquista. Preciso, non tutte, perché sennò qualcuna Certo, mi. certo. Sì. Sono arrivate donne che arrivavano comunque da una situazione familiare a dir poco piacevole, un po' la gelosia del marito a non farla scendere da casa, diciamo non acchittata, come si usa dire, ma semplicemente presentabile. Invece Bello. venivano trascurate, in pigiama, in vestaglia, non so, bugie, questo era me. Invece adesso la mattina ci incrociamo che sembra quasi non siamo andate neanche a letto, truccate, preparate. Questo è Questo è molto veramente un bello. bellissimo passaggio. Tutto ciò viene raccontato nel tuo libro, La donna con le ali, che praticamente ne approfitto per salutare Pietro Nardiello, perché insomma mi ha fatto conoscere lui la tua storia. L'hai scritto a quattro mani con Alberto Guarino ed è edito dalla Gianmarino Editore di Napoli, che tra le altre cose inaugura proprio la collana che rappresenta il fiore all'occhiello, perché consentirà di proseguire questa fattiva e positiva collaborazione con il territorio di Scampia e l'Officina delle Culture, nata qualche mese fa, con il progetto di economia sociale della Cassa del Mezzogiorno. Quindi complimenti alla casa editrice, la Gianmarino Editore di Napoli, che è sempre molto vicina alle voci di chi vive in contesti sicuramente non fantastici. Cira, un appello. Immagina di avere dall'altra parte una donna che sta vivendo quello che hai vissuto tu. Un appello affinché scatti anche lei la molla, se ti va. Un consiglio, un qualcosa. Sì, di non aver paura del cambiamento, perché anche se la parola può sembrare lontana, magari grande, più, a volte anche più grande di noi, assicuro che è così. Di non aver paura di accettare e di avvicinarsi al cambiamento, perché non è un cambiamento, magari è quello che è sempre stato dentro di noi, ma noi stesse abbiamo cercato sempre di tenerlo lontano. Invece di aprirsi per il cambiamento, accettarlo e soprattutto avere tanto, tanto coraggio, perché la cosa più bella della vita è sentirsi liberi. Complimenti, Sira, complimenti per quello che fai, per quello che dici e la donna, le donne in generale hanno una marcia in più quando si tratta di cambiamento e di coraggio. Io di questo ne sono convinto. Ti verremo a trovare a Scampia nella tua struttura quando il Covid ce lo consentirà, proprio per far vedere attivamente quello che fai. Grazie e buona giornata, in bocca al lupo per il tuo libro. Ciao Sira. Grazie, il lupo, buona domenica. Buona domenica. E noi con questa bella storia ci fermiamo per qualche istante, tra un po' parleremo di didattica a distanza, ma poi torneremo ancora una volta a parlare di donne e lo faremo con Alessandra Clemente.